Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui come sempre con il nostro appuntamento settimanale con l'apertura dei pacchi di Weekend League e di Division Rivals. Allora, innanzitutto andiamo a vedere il Team of the Week interessante questa settimana per un solo motivo. Perché ragazzi c'è questo giocatore qui, Kylian Mbappé. Ovviamente questo lo staranno cercando tutti, lo sto cercando anche io, ma non... dopo che ci ha droppato Bayedder settimana scorsa la vedo dura che il gioco ci dia qualcos'altro. Per il resto di interessante abbiamo Pulisic come sub, abbiamo Bellarabi come sub anche, Vela stessa cosa anche se non è molto veloce, Fabinho molto interessante. Poi abbiamo Saul che da esterno è passato a CC e il resto niente di che. Anche in culo per chi ha una Serie A potrebbe andare bene. Il resto, niente di che. Però ovviamente c'è Mbappé, ragazzi, quindi oggi aprirò anche il pacco dei Leaf, dove non ci dà niente. Intanto se vedete questa squadra è perché sto facendo le sfide in squad battles per le swap icone. Andiamo ad aprire subito i pacchi della VL. In Division Rivals mi sa che ho fatto rank 3, raga, non ho giocato per niente. Mi dispiace, ma... non ho giocato proprio. Quindi ricordiamo, abbiamo 3 pick, Elite 2, 25-5. Speriamo bene. Primo pick della giornata e troviamo questi qui. Io andrei per ibridazione su Perez, perché quello è un po' più facilmente ibridabile. Secondo pick. Dai, dai, dai. Un altro 82, Pulisic. Buono, Pulisic. Guardate che bella carta. Almeno abbiamo un altro sub 4-4. Non è male. Però se ci diamo un walkout, vedete, settimana scorsa 2,84, 1,85. Questa settimana 2,82 e 3,82 questa settimana. Elite 2, ragazzi. Questi sono i pick di Elite 2. Ogni volta che faccio Elite non trovo niente. Elite 2. Prossima settimana mi fermo oro. Beh, scherzi a parte, raga. Purtroppo settimana sfortunata. Accontentiamoci di Pulisic. E andiamo avanti. Intanto sto anche aspettando per vendere tutti questi oggetti, raga, perché veramente il mercato è rimasto bloccato. Primo pacco su due della Weekend League. Qui di solito non troviamo mai un walkout. Dalla prima VL che non trovo un walkout da questo pacco. Un'altra volta non è walkout, ma sembra essere bandiera. Brasile. S. Oh, Felipe Anderson. Buono. Buono, almeno è bandiera, raga. Almeno è bandiera. Quanto vale? Vediamo un attimo, scusatemi. Vale sui 10k. Volendo si può anche vendere, perché tanto non lo uso. Però, guardate quanti doppioni. Andiamo tutti quanti a scartarli, perché tanto non ho nemmeno spazio per venderli. Ultimo pacchetto della VL. Speriamo in un walkout if. Walkout. Germania. E di Bellarabi. Raga, almeno c'è del walkout. Tanto questi qui non valgono nulla. Però almeno avere un overall alto. Almeno uno su tre. A 40k, raga. Questo va immediatamente messo in vendita perché potrebbe anche non essere venduto perché a quanto pare è un giocatore che potrebbe essere usato, quindi potrebbe starci anche che lo teniamo per un'eventuale salita di prezzo. Allora, ragazzi, dopo aver trovato dei pacchi scandalosi, si può dire praticamente dalla VL, andiamo qui dove abbiamo. Vediamo un po'. Vabbè, pacchi di merda, raga. Rank 3. Prendo questi qua non scambiabili, dai. Giusto per... io ho fatto rank 3, giusto per aprire un po' più pacchi e sperare di trovare qualcosina, ma la vedo dura. Abbiamo i zincorari prima. Vediamo se ci dà qualcosina. Anche un Sissoko a me va bene. Pazzuai. Preferisco aprire questi per farmi le sfide di azione rosa, vedete? Può essere molto interessante. Quest'altro invece è lì. Andiamo avanti. Secondo pacco.
Bandiera? Sembra di sì, bandiera. Vermaelen? Company. Mamma mia, raga, Company l'hanno spento proprio. Comunque è buono, pur sempre un 83, un altro UCL perché può servire per le sfide UCL. E non lo buttiamo, questi doppioni li scartiamo. Sono altri 2000 crediti quasi. Sto facendo più crediti dallo scarto dei doppioni che da altro. Penultimo pacchetto. Non è niente. Yaich. Oggi solo un walkout praticamente abbiamo trovato, raga. Settimana scorsa abbiamo trovato troppa roba, eh. Quindi è normale. Normale che succeda questo. Qui intanto abbiamo tutti i doppioni cambiabili, a quanto pare. Vediamo questo. Quindi, raga, ci è andata male sto pack opening, eh? Malissimo. Però io ho notato che facendo risultati migliori non trovi roba. Ultimo pacco di questo pack opening. Non è walkout, ma è bandiera if. Mitrovic. Ok, vado ad anche un altro if. Almeno l'if, raga, abbiamo trovato. Con sotto questo 83 che non è niente male, se si può vendere. No, posso venderlo. Bene ragazzi, allora il pack opening finisce qui. Abbiamo racimolato poca roba praticamente. L'unico interessante è Bellarabi, costa sui 40k. Per il resto pick scandalosi, andiamo a rivederli. Giusto per renderci conto. Abbiamo trovato, guardate quanti 82, abbiamo trovato Perez, Yasichi qui e Pulisic. Quindi 3,82 che purtroppo non ci danno granché, però Pulisic può essere interessante come sub. E abbiamo trovato dei pacchi interessanti nessuno, perché non abbiamo dato nemmeno un walkout. Quindi al massimo l'unico è questo Mitrovic che ci ha droppato per un'eventuale sfida, se mai chiederanno l'if. Però ragazzi, molto ma molto scontento di questo pack opening. I tre if non valevano granché, solo Bellarabi valeva sui 40k, quindi va bene così. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, passate alla pagina Facebook Gera 0775 e Twitch, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se siete stati più fortunati di me e come vi siete piazzati. Noi ci becca al prossimo video, un saluto da Gera, ciao!